benvenuti alla nuova edizione del TG dei Licei Poliziani da Ciocotago Carina e Alessia Pallacci. Oggi andremo a parlare dell'autogestione, un'attività scolastica organizzata ogni anno nel nostro istituto e controllata dai ragazzi di quarta e quinta. Andiamo a vedere l'intervista del nostro collega Martin Diani a Samuele Peruzzi, uno dei partecipanti all'evento. Ciao Samuele, in questi giorni è stata svolta l'autogestione. Quali attività hai assistito e cosa ne pensi? Allora, io ho assistito a tutte le lezioni dell'autogestione e al contrario degli altri anni sono state meno lezioni teoriche e più improntate sul gioco. Per quanto mi riguarda poteva essere organizzata meglio e gli alunni avrebbero potuto dare un maggiore apporto culturale alle lezioni. Detto questo, mi sono piaciute tutte le attività e ho partecipato anche al flash mob e mi sono divertito. Pensi che le attività teoriche siano meglio di come hai detto queste di quest'anno, cioè quelle più pratiche? Beh, ovviamente lasciano qualcosa all'alunno, non sono come magari un balli di gruppo o un quizzone. Una lezione più teorica magari rimane più impressa, ma l'alunno che la organizza deve essere comunque in grado di tener partecipi tutti quanti. Pensi che questa autogestione possa essere migliorata? In quale modo? Allora, può essere sicuramente migliorata aggiungendo dei maggiori controlli per i corridoi, perché tutti abbiamo visto di tutto. Sinceramente servirebbe un maggiore impegno da parte dei ragazzi che una migliore organizzazione. Il giorno 20 febbraio 2018 si sono svolte a Siena le Olimpiadi di Fisica, alle quali la nostra scuola ha partecipato. Vediamo l'intervista di Andrea Vignanesi a Nicola Narciso. Siamo qua per intervistare Nicola Narciso della quinta D, che ha partecipato alle Olimpiadi di Fisica. Vorrei incominciare chiedendogli come mai ha fatto la decisione di iscriversi a queste Olimpiadi. Mi sono iscritto alle Olimpiadi sicuramente per, in primo luogo, mettere in gioco me stesso e poi anche, insomma, perché fisica è una materia che caratterizza il mio corso di studi. Sarei interessato anche a sapere come ha affrontato le domande e che aspettative ha per la fase provinciale, visto che mi ha raccontato che comunque è interessato verso la fisica. Naturalmente, come tutte le altre prove, ho cercato di affrontarla sempre con calma e con serenità. E poi i risultati sono arrivati e obiettivi per la fase provinciale io cercherò di fare del mio meglio, poi vediamo cosa succederà. Per concludere volevo chiederle come si è preparato per le Olimpiadi e soprattutto cosa ne pensa di queste Olimpiadi di fisica e se crede che siano utili. E cosa ha guadagnato da questa esperienza? Sicuramente penso sulla preparazione ha influito il mio percorso di studi e ritengo che comunque tutte le Olimpiadi, sia di matematica che di fisica che di chimica, siano un modo per cui i ragazzi si possono mettere in gioco e provare le loro abilità. Sicuramente da questa esperienza ne farò tesoro per le prossime sfide. Nell'aula magna del nostro istituto si è svolto l'incontro con l'ingegnere Andrea Margaritelli del gruppo Listone Giordano per parlare di impresa, cultura ed ecologia umana. Scopriamone di più con le interviste di Samuele Peruzzi. Ci troviamo nell'aula magna dei licei poliziani e stiamo per intervistare Andrea Margaritelli che ci parlerà del suo programma per questa conferenza. Ho raccolto con piacere molto l'invito dei licei poliziani di portare una testimonianza di impresa, quindi quella dell'azienda che rappresento, Margaritelli, del marchio Listone Giordano, che ha attraversato una lunga vicenda imprenditoriale partita oltre un secolo fa e che si è sviluppata nel corso del tempo toccando ambiti molto diversi tra loro. Credo che possa essere un'utile testimonianza di come l'impresa non si disegna tutta a tavolino, ma come l'uomo è chiamato in qualche modo ad adattarsi ai cambiamenti delle situazioni esterne e impresa sia un atto effettivamente anche di creatività, anche di intelligenza, di pensiero e come questo abbia molto a che fare con il ruolo della formazione che questo pensiero lo crea, lo forma, lo genera nelle prime fasi dell'istruzione scolastica. Quindi essere qui al liceo Poliziani è per me un'occasione di scambio. Un premio internazionale Ecologia Umana c'è stata una sorpresa inaspettata e graditissima che ha molto legata a
questo territorio, la pazzia di Spineto, che è stato conferito a Sarteano nella fine del 2017 e ci ha visto protagonista in quanto appunto è stato riconosciuto in un'esperienza che noi abbiamo condotto di selvicoltura, di tutela ambientale, di salvaguardia di un patrimonio forestale che si trova a pochi chilometri da qua, in Umbria, ma veramente quasi visibile a occhio nudo da qui, un'esperienza che oggi è considerata uno dei laboratori più interessanti di cultura ambientale rivolta alle nuove generazioni soprattutto, e questo premio internazionale mira proprio a sottolineare aspetti virtuosi del rapporto tra uomo e ambiente, tra uomo e natura, ed è stata per noi veramente un'esperienza molto gratificante e torno a dire inaspettata. Ci può parlare per ultimo del ruolo che ha avuto l'istruzione nel suo percorso? A livello personale mi trovo interessante, una certa emozione di trovarmi nei licei poliziani che toccano aspetti diversi, dal classico alla tecnologia applicata allo liceo scientifico. Io mi sono formato proprio nel liceo scientifico, poi successivamente ho percorso un percorso universitario legato all'ingegneria, ma mi sono trovato nella vita professionale a svolgere un'attività che non è strettamente legata a quella della mia formazione universitaria. Mi occupo di comunicazione, di marketing, di sviluppo commerciale dell'azienda, e la formazione ha rappresentato per me però un fondamentale elemento di apertura di mente, di orizzonti che ho ritrovato quotidianamente nella mia attività professionale. Quindi oggi credo che sia interessante avere questo scambio per me, per conoscere meglio le generazioni che si stanno affacciando al mondo del lavoro, e spero che il contributo utile che potrò portare è quello di far conoscere un po' meglio le dinamiche del mondo del lavoro, perché la conoscenza tra questi due settori spesso è non così approfondita, e in realtà sarebbe credo molto molto utile che questo diaframma sia il più possibile permeabile, e mi auguro che possa andare in questa direzione. Grazie per aver seguito la nostra nuova edizione del TG. Continuate a seguirci, e se avete notizie da segnalarci, scrivete alla mail poliziano.news@gmail.com.